sorridere ogni sorta di essere umano, anche, diciamo, non propriamente umano, esseri viventi che hanno la testa per dividere le orecchie a volte, spesso, o magari anche intelligenti, ma che hanno la sensibilità di un coccodrillo di metallo, di un Godzilla, di un nuovo lupo di un film visto l'altra sera che scannava inopinatamente le persone solo perché magari volevano semplicemente contrastare la sua furia omicida. Tutto qui. A casa, se squilla il telefono, rispondi al citofono. Se suonano al citofono, rispondi al telefono. In ogni caso, non c'è nessuno. Né in casa, se rispondi al citofono per rispondere al telefono. E nessuno in casa, se rispondi al telefono per rispondere al citofono. Tutto ciò che ti circonda, macchine, uomini, cani, cavalli inesistenti, fantasmi di cavalli, rondini notturne, non esistono, sono degli oggetti in movimento. Vai avanti per inerzia, sono le gomme della tua macchina che ti spingono sull'asfalto, nel traffico di un sabato sera che alle 10 meno 10 è quasi morto, quando tutto il resto della truppa degli esseri umani che popolano la metropoli si sono diretti nei quartieri del divertimento e sono già al terzo superalcolico. Terzo superalcolico che gli sta entrando in circolo nel sangue e li sta rendendo un po' più allegri. Se poi minaccia un temporale, lampi in lontananza come flash di fotografi di un pubblico immaginario che non applaudirà mai te, nonostante tu abbia fatto il tuo dovere rispetto a un manipolo di coglioni che il loro dovere non l'hanno mai fatto e sono diventati persone di successo proprio per questo. Come disse Corrado Alvaro, la più grande disperazione che possa impossessarsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile. È un po' la sensazione che provo negli ultimi tempi. Il traffico è bloccato perché c'è un incidente. Mentre un SUV targato Udine mi si para davanti, ostruendomi il passaggio. Lampi e lampeggianti. Due aspetti luminescenti, intermittenti, che inquietano. Qualsiasi cosa ti inquieta a quest'ora, dopo che la tua sensibilità è come la foglia di un fico beccata da un beccafico o da una falavetta estiva in un settembre inoltrato di un autunno che ho già visto tante volte, ma mai abbastanza volte, vista la nostalgia che mi accompagna. Piano piano i pensieri fanno la loro comparsa nel cervello come pesci scampati alle bombe di Frodo e ancora intontiti sguazzano nello specchio d'acqua della mia coscienza.
questi messaggi vocali con questo pezzo di taccuino audiovisivo per l'ennesima volta nell'oceano internettiamo come un messaggio di una bottiglia che sarà raccolta da Greenpeace riciclata senza che il messaggio sia mai letto. Una session di
percussioni metalliche. Non sanno vivere senza 7 televisori, uno per camera, uno strumento in ogni camera di incomunicabilità. Il televisore come strumento per non parlare, subendo una comunicazione altra. Il televisore come... Cazzo, sembra Enrico Ghezzi. Ma è un buon esercizio. Un po' tutti dovremmo lasciar scorrere i pensieri e farli liberarli da questa gabbia cranica. Questa gabbia cranica che impedisce ai pensieri stessi di avere un reale sguardo, perché non ha neanche le sbarre attraverso cui guardare, e questi pensieri non hanno la vista a raggi X e non sanno difendersi contro la criptonite del mondo. Sono i miei migliori compagni notturni, o quando non leggo il giornale, o quando non leggo il libro, quando non scrivo, e persino quando non ascolto la radio in macchina. Tutto sommato do spazio ai pensieri, e vedi che ti accorgi che piano piano questi pensieri riappaiono, lentamente ma inesorabilmente, dopo 9-10 ore nei quali li hai dovuti anestetizzare, narcotizzare, vivendo schizofrenicamente l'altro da te o l'altro di te, il perfetto arredatore. E lo sai fare anche bene, ma perché per farlo bene devi annullare completamente te stesso? Perché siamo tutti Dr. Jekyll e Mr. Hyde? Perché non potremmo essere un unico, immarcescibile, imbattibile noi stessi sempre? Perché? A volte esagero con le parole, le metto insieme seguendo un'assonanza, una musica interiore. A volte l'assonanza non si sposa nella sequenza significante significato e viceversa. A volte la musica della radio che non c'è ce la facciamo noi attraverso i nostri pensieri, che poi si trasformano in parole, ma mai e poi mai riescono ad assomigliare agli stessi pensieri così come li hai prodotti nella mente. Se riuscissi a scrivere le cose che penso, sarei il più grande romanziere di tutti i tempi. Ma finirei per saperlo solo io stesso e basta, perché per diventare il più grande romanziere dei nostri tempi non basta produrre le migliori idee più brillanti, il metterle insieme in modo originale, ubriacante. No, non basta. A volte basta semplicemente essere dei figli di puttana. Conoscere la persona giusta o fare in modo che ciò accada. Non se ne può più. Perché Walt Whitman ha dovuto vendersi migliaia di copie porta a porta di Foglie d'erba? Perché Henry Miller è diventato qualcuno dopo i 50 anni? Perché Charles Bukowski è diventato uno scrittore affermato praticamente poco prima che morisse, godendosi a malapena 6 o 7 anni della propria vita, in cui egli stesso ammette di non aver scritto altro che merda nel momento in cui stava avendo successo, perché scriveva a scadenza. L'arte non è una mozzarella, l'arte ha bisogno dei suoi tempi, l'arte è lenta. L'arte non si assoggetta al tempo. L'arte è la mancanza d'arte, fatta arte.
senza frenare, come questo stronzo qui davanti. Ma quanto si diverte a farmelo vedere. Arte è guidare un autobus alle 2 di notte pieno di marocchini ubriachi e recitargli la prima, la sura apprente del Corano nella loro lingua, prendendoli mansueti, ammansuendoli come un flauto un cobra, o come un flauto 10 cobra, o come un flatus voci divino 1000 cobra, 10.000 serpenti, 800.000 50 armadilli, 7.400 bradipi che corrono i 100 metri della finale delle Olimpiadi di Londra, una cosa del genere. Non è possibile che si stagli pienamente, semplicemente, genialmente, un pensiero che sia uno e che appaia in mezzo alla panoplia di parole che si vomita, cercando di aspettare, essendo nell'attesa che si materializzi finalmente un pensiero. E nell'attesa del pensiero parli, perché l'azione precede il pensiero, perché speri che l'azione precedendo il pensiero in qualche modo lo stimoli, lo tiri fuori dalle sue segrete stanze e lo renda pubblico. Credo di aver detto abbastanza. Ho parlato in modo sufficiente per stasera. Per sempre, ma questo non potrò essere mai io a dirlo, questo sarà solo il tempo che potrà dirlo. In altre parole, un Dio senza essere Dio.